i Bar y Café. Porque sé que sueñas con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver. Dal 15 settembre ripartono i giovedì sera latini con Max Latino. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Dal 23 settembre il venerdì è all'insegna della musica dal vivo, dagli anni 70 ad oggi con New Style and Junka. Scommettiamo che ti diverti? A Voghera, in via Fratelli Rosselli 139. Ci ha raggiunto Federico Lisandria, che domenica 25 settembre alle ore 21 presso il Castello Visconteo, quindi nel contesto della serie di eventi Autunno in Castello 2016, terrà un recital di chitarra classica intitolato Arie Latino. Di che cosa si tratta? Si tratta di tutta una serie di canzoni, pezzi, suite, anche brani lunghi, classici, che però hanno una chiara derivazione popolare sudamericana, cioè faremo un piccolo viaggio attraverso tutti i paesi del Sud America, beh, magari non tutti, ma buona parte sì. E per ogni pezzo, per ogni paese mi sono divertito a cercare un pezzo che sia un po' caratteristico della musica del posto. Sono tutti pezzi riarrangiati chiaramente per chitarra classica da autori tendenzialmente classici, quindi c'è una bella commistione tra generi, no? Musica popolare e musica colta. Quanto c'è di tuo in questo spettacolo? Beh, lo sono io. E poi no, mi è piaciuto anche cercare di arrangiare un po' i pezzi a mio modo, cercare di trovare delle soluzioni per renderli più ascoltabili e più fruibili attraverso la chitarra. Come mai hai scelto proprio questo mondo musicale e quell'area del mondo? Dunque, sono partito dal presupposto che dovendo fare un concerto di chitarra classica, la chitarra classica è uno degli strumenti principe della tradizione sudamericana. Fu portata proprio dalla Spagna, che è il posto dove la chitarra spagnola, dove è nata, e là è diffusissima, tutti la suonano. E tra l'altro ogni cultura ha il suo modo diverso di suonarla. Quindi io cerco in qualche modo di sintetizzare tutte queste varie influenze. E portarle a Voghera sul palco del castello. Da quanto tempo suoni in pubblico perlomeno e qual è la cosa che ti piace di più di questo tipo di esperienza? Ma dunque, professionalmente ho iniziato a suonare da 4-5 anni, in realtà sono studio da molto di più. E, avevo 6 anni quando ho iniziato a suonare. Quanti anni hai adesso? 26. Beh, sai, sempre una grande emozione, fai qualcosa per il pubblico, cerchi di comunicare qualcosa, non necessariamente parlando, perché come vedete non sono molto bravo, e lo fai suonando, è una bella esperienza insomma. E questa esperienza quindi verrà condivisa con il pubblico domenica 25 settembre alle ore 21 presso il Castello Visconteo. Grazie Federico. Grazie a voi. Parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. E riparti con noi, riparti con Occhio Pavese.